Ciao a tutti, sono Agostino Marangolo e suono la batteria da parecchi anni. Ho cominciato a 16 anni in Sicilia, dove sono nato, in un momento in cui l'informazione, soprattutto in Sicilia, non era certamente quella di adesso. I batteristi della nostra generazione, diciamo che nascono con una cultura completamente diversa, un approccio diverso alla batteria, perché proprio l'informazione non era certo quella di adesso. Io mi ricordo che nascevano i Beatles, i Rolling Stone, ed erano le cose che ci colpivano di più, perché era veramente una grossissima novità, una rivoluzione. Quindi noi batteristi eravamo portati a seguire quel tipo di musica, a sentirlo, ci incuriosiva moltissimo. Non eravamo attratti, almeno io, non ero attratto dallo studio della batteria, ma come accompagnare la musica, cosa bisognava fare in una canzone. Nei primi 4 anni io non ho conosciuto alcuna nozione tecnica e ho veramente dedicato il tutto alla musica, alla canzone, perché si facevano delle canzoni. Ero molto concentrato ad avere un bel tempo, un suono. Erano le cose che mi colpivano di più, ma rulli, assoli, per me erano cose completamente sconosciute. Thank you.
studio della mano più debole. Allora, inizialmente quando si intraprende lo studio della batteria, la mano sinistra di solito, non per i mancini, è la mano più debole rispetto alla destra. Quindi se noi studiamo un'ora, abbiamo un programma di un'ora di studio, facciamo in modo che questa mano più debole abbia diciamo un 15, un 20 minuti in più della mano più forte. Allora cominciamo a studiare, mettiamo la destra da una parte, sempre con riferimento di tempo di Charleston, possiamo fare a piacere dei quarti, ottavi, terzine. Tre rudimenti veramente importanti per un batterista sono, a mio avviso, questi tre rulli: rullo a 6, rullo a 8 e rullo a 5. Il rullo a 6 viene suonato con due colpi doppi e due colpi singoli che danno gli accenti. Esempio. Il rullo a 8 si aggiunge un altro gruppo di due, gli accenti sono sempre due singoli, gli altri sono sempre gruppi doppi. Esempio. Il rullo a 5 è composto da due colpi doppi e un singolo. Adesso vi farò vedere sulla batteria come questi tre rulli o rudimenti riportati sullo strumento con delle sostituzioni, un colpo su un tom, su un timpano, due colpi di cassa, si possono veramente ampliare e da queste cose noi possiamo trovare un sacco di argomenti per svolgere degli assoli o qualsiasi altra cosa vogliamo fare. Adesso applicherò le sostituzioni del rullo a 6 passando dal tamburo ai tom in un primo momento e alla cassa in un secondo momento.
Adesso vi dimostrerò le applicazioni di questo Rule Attei su una base che ho fatto io, ho realizzato io col computer, in varie possibilità. E da qui nasce il mio concetto di batteria melodica e non ritmica. Per carità, la batteria è anche ritmica, ma non soltanto ritmica e tecnica. La batteria melodica, che non è solo un mio concetto, ma è di tantissimi batteristi che io stimo moltissimo. Una batteria come fa ad essere melodica? Voi dite, ma come può essere? Innanzitutto una batteria può avere un tema. È uno sviluppo. In un assolo un batterista ha veramente un tema che canta. Io poi vi farò vedere come. E un altro modo, io perché definisco un batterista più melodico? Perché il batterista che ha conoscenza non approfondita, ma di un minimo di armonie, quindi di conoscenza di un altro strumento, apre sicuramente la mente e ti farà suonare diversamente dal batterista che invece non conosce quello che sta succedendo in una situazione di concerto dove tu suoni con altri musicisti. Il sapere cosa sta facendo un pianista, cosa sta facendo un bassista, cosa sta facendo un chitarrista, qualsiasi formazione noi abbiamo su un palco, ci dà la possibilità di stare al posto nostro quando intervengono gli altri e di intervenire nei momenti più giusti. Sapere cos'è un accordo minore, sapere cos'è un accordo maggiore, un accordo di settima, come può risolvere un accordo, allora a quel punto noi possiamo muoverci di conseguenza. Quindi, a mio avviso, l'accostarsi, non in maniera totale ad avere un diploma, no, ma la conoscenza di uno strumento armonico per un batterista apre sicuramente la mentalità proprio dello strumento, si suonerà in maniera differente. È lì che nasce, secondo me, il mio concetto di batterista melodico. Le stesse sostituzioni adesso le applicherò sul rullo A8. Thank you.
Quali sono i batteristi che ti hanno influenzato di più all'inizio della tua carriera e negli ultimi 10 anni? Beh, per quanto riguarda l'inizio della carriera, sicuramente un batterista rock che era John Bonham dei Led Zeppelin, anche se non si direbbe oggi. Il batterista che mi ha influenzato più, diciamo, negli ultimi 10 anni è sicuramente Steve Gadd. Vorrei sapere come e se l'avvento del computer ha cambiato il modo di fare musica. Beh, per quanto riguarda lo studio di registrazione ha cambiato moltissimo. Fino a 10 anni fa si lavorava in studio con i musicisti. Si entrava in studio, trovava il bassista, il chitarrista, il tastierista, si studiavano le parti e si registrava un disco. O si provava prima addirittura e poi si andava in studio a prove fatte. Io con Pino Daniele ho sempre lavorato così. Oggi è cambiato completamente. Oggi io mi ritrovo a lavorare in studio di registrazione, sto parlando soltanto di studio di registrazione, da solo, con un arrangiatore, un computer con tutte le parti già finite. Quindi, se la tua preparazione tecnica, il tuo tempo, la tua stabilità, il tuo suono e la tua velocità nell'apprendere i pezzi, nell'eseguirli, non è veramente meccanicamente perfetta, tu rischi di non lavorare oggi, nella situazione italiana, in questo momento discografico. Perché ti danno a disposizione massimo 2 giorni per fare 12 pezzi e sei da solo con una macchina, quindi al minimo, alla minima imperfezione sei fatto, quindi è cambiato moltissimo. Nel tuo modo originale di suonare la batteria,
preferisci suonare con musicisti veri oppure con il computer? Ti ringrazio per l'originale. Io preferisco suonare con i musicisti veri, ma dipende dai musicisti. Non sempre il livello è o più alto del tuo come il tuo, spesso ci si può trovare a suonare con musicisti peggiori, quindi si disimpara. E lì il problema non è essere originali e cercare di essere creativi, lì c'è proprio un problema di risultato generale che non viene fuori. Quindi se ho a disposizione dei musicisti con cui mi trovo bene, è chiaro che l'originalità, la creatività viene fuori molto più facilmente. Io con i computer lavoro bene, mi preparo delle basi con cui ci lavoro, riesco a essere anche creativo e originale allo stesso modo. Se sono delle basi congeniali e ritmicamente vicine al mio modo di suonare. Quindi alla fine io credo che il batterista originale è originale in qualsiasi sua manifestazione. Per quanto riguarda la preparazione fisica, che cosa fai per mantenerti in allenamento? Beh, io credo che non perché faccia il batterista debba fare un'attività fisica. L'attività fisica va fatta indifferentemente da chi fa il musicista o fa il pittore, per come la vedo io. Chiaramente da quando faccio un'attività fisica, diciamo, con frequenza, quindi corro, gioco a tennis, vado in palestra spesso, 3-4 volte alla settimana, il mio concerto è molto più duraturo. Io finisco un concerto e fisicamente sto ancora pronto per poterne affrontare un altro. So che sei socio fondatore della BIA. Vorrei sapere che cosa ti ha spinto a costituire questa associazione. Io credo che la BIA sia un progetto veramente interessante per tanti punti di vista. La BIA innanzitutto abbraccia quasi tutti o tutti batteristi e percussionisti italiani in un unico scopo, in un unico programma, che è quello di divulgazione della batteria e della percussione non solo in Italia ma anche fuori, quindi di far conoscere anche in Europa e in America quello che è il linguaggio italiano della batteria e della percussione. Inoltre credo che un altro programma molto importante della BIA è quello di non avere delle differenze tra nord e sud, quindi sia dalla Sicilia alla Lombardia avere le stesse strutture, lo stesso tipo di informazione. Quindi il ragazzo del sud non dovrà fare chilometri e viaggi per andare a imparare la batteria, ma potrà avere le sue strutture di informazione, di didattica, come sono a Milano e come sono diciamo a Roma. Quindi un programma di unificazione della didattica, della batteria, della cultura della batteria e la possibilità di portare fuori il nostro discorso italiano per un discorso internazionale. Io vorrei chiederti di darci una dimostrazione del tuo modo di interpretare la musica latinoamericana. D'accordo, in questo caso dovrò dartela direttamente sulla batteria. Ok, grazie.
quello che vi ho appena dimostrato sono dei gruppi di 5. Questi gruppi di 5 hanno queste due caratteristiche. In un tempo di 4 quarti, per la cassa che suonava in 4, noi suoniamo prima dei sedicesimi, spostando l'accento, invece di dare l'accento ogni 4 e farlo diventare un gruppo regolare, noi spostiamo l'accento ogni 5, lasciando sempre il riferimento del 4 quarti, quindi della cassa, come riferimento di tempo. E quindi nello sviluppo, diciamo, della batteria rapportato sulla batteria, questa cosa che vi ho fatto vedere aveva quell'effetto. Quindi spostiamo, ripeto, l'accento sui sedicesimi, invece di ogni 4, ogni 5. Come vi ho fatto vedere prima sul tamburo, io la stessa cosa la applico sulla batteria. Quindi mi piace moltissimo unire degli esercizi in uno solo. In 4 misure io adesso vi farò vedere come ho raggruppato una quartina, una quintina, una sestina e una terzina, sempre con un riferimento di tempo di Charleston. We'll be right back.
Io sono un batterista che non ha studiato molto, ho studiato a tratti intensamente, ma non ho mai superato le 3 ore al giorno, per pochi mesi. Non ho una grande pazienza nello studio, non ho una didattica molto approfondita. Conosco invece molto bene la parte armonica, suono il pianoforte, suono il basso sarebbe stato il mio strumento ideale. Mi piace molto di più della batteria. Però per una serie di circostanze ho suonato la batteria perché mi veniva bene. Perché le cose che ti riescono bene nella vita, senza perderci molto tempo, è così. Io sono molto pigro, quindi le cose che mi vengono bene le porto avanti, e dove ci sono delle difficoltà io mi arrendo immediatamente. Ho studiato delle cose molto molto intensamente. Io sono convinto di una cosa: esiste lo specialista, non esiste il musicista in tutti i settori che suoni bene tutti i generi. Noi in ogni genere abbiamo uno specialista e uno che sicuramente suonerà meglio di noi. A questo punto sono costretto a portarvi degli esempi per farvi capire bene questo concetto. Se noi nello swing, nel jazz, abbiamo Art Blakey, Tony Williams, Elvin Jones, per citare, ce ne sono tantissimi altri jazzisti che hanno lo swing, il piatto ideale, non potremmo mai avere un Jeff Porcaro, un Wakeman, un Steve Gadd con lo stesso piatto, sicuramente no. Lo suoneranno, sì, perché lo suonano a modo loro, ma non è sicuramente lo swing di Art Blakey, di Tony Williams, di Elvin Jones. Così come suona il rock, suonava Jeff Porcaro, un grandissimo batterista, non lo potrà mai suonare Elvin Jones o Tony Williams, questo è il concetto. Quindi come, diciamo, nel rock uno specialista, ce ne sono tanti che lo suonano bene, può essere Porcaro, nel jazz può essere quelli che ho citato, Elvin Jones, Tony Williams. Questo vale per noi che cominciamo a studiare, per voi che cominciate a suonare la batteria da poco. Secondo me, noi dobbiamo essere in grado di capire qual è la cosa che sentiamo di più, la cosa che ci viene meglio, ed approfondire soprattutto quello, senza tralasciare ovviamente gli altri generi. Ma sappiate che se noi suoniamo bene una cosa, la potremmo suonare veramente bene e meglio di tanti altri. Ma se ci allarghiamo in tanti generi, rischiamo veramente di avere dei confronti, dei paragoni veramente abissali. Quindi è inutile, a mio avviso, studiare tante cose e non approfondire veramente una, che è quella che noi sentiamo e suoniamo veramente bene. Ma questo vale anche per gli italiani. Io ho citato batteristi stranieri. Anche in Italia ognuno di noi suona bene veramente un genere meglio di un altro. Ma non c'è quello che suona tutto meglio. A questo punto mi riallaccio al discorso del mio studio. Io ho studiato poco, ma quel poco l'ho studiato tanto di quello che sentivo, della cosa che a mio avviso mi realizzava. Io non ho approfondito il jazz perché non l'ho mai sentito bene. Ho studiato determinate cose molto bene, le ho approfondite benissimo, sono padrone veramente di quello che faccio, e ho tralasciato altre cose perché, oltre la tecnica, diciamo, lo studio della batteria, io sono un uomo, quindi mi piace viaggiare, mi piace avere le donne, mi è piaciuto avere pure belle macchine, ho speso soldi in tante cose, e credo che queste cose facciano bene a un uomo, a un musicista, a tutti. Ti fanno vivere e ti daranno degli aiuti in quello che fai. Se si fa solo della tecnica, si studia solo e si fossilizza su queste cose, la tecnica, a mio avviso, è arrivabile a tutti. Noi, studiando 12 ore al giorno per 10 anni, stupiremo tutti sicuramente. Però l'interiorità, la cultura, il linguaggio vengono, a mio avviso, da altre cose e sono quelle che ci distinguono. Thank you.
Thank you.